È stato il vincitore della Parigi-Roubaix 2021 Sonny Colbrelli a tenere a battesimo le tre formazioni giovanili del progetto ciclismo Rodengo Saiano, che sabato sera ha celebrato al ristorante Pio IX di Erbusco l'inizio della sua 18ª stagione. E il campione di Casto, che nel 2021 mise in bacheca anche la maglia tricolore e quella di campione europeo, non si è limitato a una presenza simbolica, ma è stato prodigo di autografi, fotografie e soprattutto consigli ai circa 200 presenti alla serata, tra cui moltissimi giovani. Quando vedo questi ragazzi, questi giovani, mi vedo me da piccolo, no? Vedo tutti questi visi, che le facce che guardano, entusiasti, il campione. Io mi ricordo quando ero piccolo guardavo Marco Velo, no? E che dire, per me è una grande emozione essere qua, sono davvero contento, onorato, premiare tutti questi ragazzi che sono il nostro futuro, sono il nostro. Ho tanti progetti nella mia testa, come tanti ormai sanno che mi sono candidato, ma per una buona causa, perché sai, da sportivo, da corridore, voglio portare il progetto della sicurezza in tutte le scuole, non solamente mettendo fuori un cartello stradale di 1,5 metri, ma andando a scuola di questi ragazzi, insegnandogli l'educazione stradale, perché loro sono il nostro futuro, devono imparare, sono loro che cambieranno la situazione più avanti, perché sai, la mentalità di un adulto difficilmente la si cambia, e questo è il mio grande obiettivo, il mio grande goal che voglio trasmettere a tutti questi ragazzi. Giovani che erano presenti in gran numero alla cena della Progetto Ciclismo Rodengo Saiano, una festa sociale che mancava da 2 anni e che è stata sollecitata proprio dai genitori dei ragazzi, segno che il clima all'interno della società è ottimo, a tutti i livelli, come spiega Fabrizio Bontempi. Sì, probabilmente dopo 2 anni di pausa a causa Covid è arrivata questa festa sociale a cui noi teniamo tanto, perché diamo modo di premiare tutti i ragazzini che hanno fatto la stagione e presentare le nuove squadre del 2023. Chiaramente è stata una richiesta grande da parte di tutte le famiglie, che erano abituati fino a 2 anni fa a fare questa festa, e eravamo un po' dubbiosi, ma diciamo l'impegno nell'organizzazione ci ha premiato, perché abbiamo avuto veramente una grande affluenza, circa 200 persone, quindi siamo veramente felici della presenza di tutte le famiglie, di tutti gli sponsor, di tutti i nostri direttori sportivi, accompagnatori e allenatori, insomma. Ti chiedo, qual è il ricordo, qual è la fotografia che ricordi che custodisci con più affetto del 2022, e quale sarebbe l'obiettivo, comunque il tuo sogno del 2023? Ma allora, innanzitutto è chiaro che a noi piace vedere divertirsi i ragazzi e le famiglie. Questo in primis è il nostro, diciamo, obiettivo. L'immagine che mi resta è un po' la felicità dei nostri bambini quando sono andati al meeting nazionale giovanissimi a Conegliano Veneto, Farra di Soligo. Infatti quest'anno ripeteremo l'esperienza a Pescara nel 2023. Venendo alle formazioni della stagione 2023, il progetto ciclismo Rodengo Saiano avrà un gruppo di 25 giovanissimi e 6 esordienti. Ma la novità della stagione è il ritorno delle maglie della società nella categoria allievi, con 4 primi anno che faranno il debutto tra gli under 17. Alex Meloni, Matteo Pontoglio, Matteo Giuseppe Rossi e Paolo Turelli. Una bella soddisfazione per il vicepresidente Fabio Berti, che li ha seguiti nel biennio tra gli esordienti. Sì, con molto piacere quest'anno siamo riusciti anche a mettere insieme la categoria allievi, 4 ragazzi che sono passati dagli esordienti, tutti e 4 al primo anno. Cerchiamo di fare una buona stagione divertendosi e imparando il mestiere del ciclista. Questo ci fa molto piacere, perché crescono con noi, iniziano che sono ragazzini e diventano ometti. Avere una società in grado di coprire tutte le categorie giovanili, per di più dal 2006, e organizzare anche nel 2023 3 gare, una per esordienti allievi il 2 giugno e una per giovanissimi il 26 agosto, è un vanto anche per la federazione, rappresentata a Erbusco dal presidente del comitato lombardo Stefano Pedrinazzi e dal consigliere del comitato provinciale di Brescia Andrea Baruzzi. Così come non poteva mancare l'amministrazione comunale di Rodengo Saiano, presente con il vice sindaco Francesco Andreoli.
È una società che sta lavorando molto bene sul territorio, raccoglie dei bei numeri di bambini e si impegnano per avere una base sempre più larga, e questo per noi del Comitato Regionale è importantissimo, perché noi dobbiamo stare al fianco delle società di base, quelle società che ci servono nel territorio, che fanno entrare i bambini in questo sport. Per cui Fabrizio Bontempi e tutto il suo staff sono veramente molto bravi e gli faccio sempre e comunque i miei complimenti. Siamo orgogliosi di poter festeggiare questa società, che al di là dei risultati che a volte vanno e a volte vengono, ma comunque c'è da apprezzare l'impegno che mettono nel coltivare quelli che potrebbero essere i nuovi talenti, ma che comunque ricordiamo che come primo scopo hanno quello di far fare sport ai ragazzi, non dimentichiamolo mai questo. Il progetto ciclismo ormai fa parte della storia del nostro paese, è da anni che è nel territorio, siamo orgogliosi di avere il nostro territorio anche per i risultati che sforna continuamente di anno in anno. Partendo dal ciclodromo che è stato realizzato negli anni scorsi proprio per una esigenza che si era vista sul territorio di questa squadra che si allenava ma non aveva uno spazio adeguato, è stato fatto appunto un ciclodromo che ha caratura nazionale, illuminato, quindi è uno dei pochi ciclodromi utilizzabili anche di notte. Comitato di Brescia che quest'anno avrà l'onore di ospitare proprio le due rassegne tricolori giovanili. Quella dedicata alla mountain bike, organizzata la 3 di luglio a Nave dallo Zena Club, e quella su strada, che tornerà a colorare le strade di Arfo Boario Terme l'8 e il 9 luglio. Macchina organizzativa guidata da Ezio Maffi, che dal progetto ciclismo Rodengo Saiano è anche sponsor. Devo dire che Fabrizio, con tutto il suo organico, svolgono una missione, perché con questi ragazzini 40, forse anche 50 ogni anno, che riescono a coinvolgere, portano in giro per tutte le strade della Lombardia, dai più piccoli ai più grandi, poi chi più chi meno portano anche risultati, quindi, perché dal palmarès che hanno detto stasera, devo dire che è una squadra tra le più blasonate probabilmente nel circus della Lombardia. Quindi tanto di cappello e un plauso veramente a loro, e noi sponsor, perché da come organizzatore qui sono sponsor, quindi devo dire che sei anche motivato a aiutare queste persone. Detto degli allievi, completiamo il servizio nominando anche gli altri atleti della società. Gli esordienti saranno il primo anno Emanuele Richetti e il secondo anno Cristian Cacciamali, Riccardo Dasoli, Andrea Del Pero, Riccardo Loda e Cristian Vuto. I giovanissimi invece saranno Clarissa Grassi, Roman Berezzovi, Carlo Del Bono, Davide Orizio, Tommaso Belzi, Matilde Dasoli, Stefano Freta, Angela Richetti, Samuele Saracino, Mattia Vuto, Alessia Belleri, Mattia Grassi, Ettore Guerini, Mattia Cotelli, Giulia Gazzoli, Alessandro Pagani, Sofia Bono, Mattia Codenotti, Emma Dasoli, Michele Lussignoli, Andrea Micheletti, Lorenzo Del Bono, Leonardo Quattri e Chiara Valloncini.